Nel Vangelo di oggi preso da Matteo, al capitolo 12, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». In un giorno di sabato i discepoli passavano lungo le piantagioni e si aprivano il cammino cogliendo spighe per mangiarle. Avevano fame. I farisei giungono ed invocano la Bibbia per dire che i discepoli stanno commettendo una trasgressione della legge del sabato. Gesù dai farisei è percepito come colui che infrange le regole. Gesù non toglie le regole, ma le colloca in un orizzonte più grande, quello della fede e dell'amore. Per questo si presenta come colui che è Signore del sabato. Egli viene con l'autorità di Dio per ridare alla legge il suo autentico splendore e la sua autentica destinazione. Ai farisei che osservavano scrupolosamente il comportamento altrui, sempre pronti a condannare le più piccole infrazioni, Gesù ricorda che c'è una legge più grande. Misericordia io voglio e non sacrifici. È una parola del profeta Osea, una parola che svela il volto di un Dio che ama l'uomo ed è sempre pronto a rialzarlo. I farisei credono di custodire la legge in nome di Dio. In realtà non hanno compreso quella parola che Dio ha detto per mezzo del profeta. Sono così attenti ad osservare gli altri da non avere più tempo di guardare se stessi. Sono così chiusi nella tradizione ricevuta da non dare alcun credito a colui che viene per compiere la rivelazione di Dio. È la misericordia, la legge antica e sempre nuova. Gesù non mette in dubbio il valore del riposo sabbatico, ma rifiuta una interpretazione legalistica che dimentica l'uomo. La vita è sempre più grande e le regole servono a vivere. Non si vive per seguire le regole, ma le regole ci aiutano a vivere. Quando non ci aiutano, dovremmo domandarci perché. La legge deve stare al servizio della vita e della fraternità. L'essere umano non è fatto per il sabato, ma il sabato per l'essere umano, ci dice Gesù. Per la sua fedeltà a questo messaggio, Gesù fu condannato a morte. Lui scomodò il sistema e il sistema si difese usando la forza contro Gesù, poiché lui voleva che la legge fosse messa al servizio della vita e non viceversa. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.